Ciao a tutti, bentornati su Coffee Sport, se siete nuovi benvenuti. Oggi siamo a Firenze e andiamo a vedere una cosa un po' particolare perché siamo a Coverciano e qui c'è il Museo del Calcio, quindi seguitemi e andiamo a vedere di cosa si parla. Ora siamo nella prima stanza, come vedete si parla di tutta una serie di maglie e oggettistica veramente storica. Questa è una maglia usata nel 1936 nelle Olimpiadi di Berlino. Una particolarità di tutte queste maglie che ora voi state vedendo così frontali è che in realtà c'è il trucco, nel senso che si girano e uno può vedere anche il retro. Quindi, come vedete, anche le numerazioni sono molto particolari perché sono cambiate proprio nel corso storico degli anni. Qui si entra invece in un mondiale molto famoso e molto conosciuto per noi italiani, che è il mondiale del 1982. Come vedete abbiamo alcune maglie di Alessandro Ottobelli, di Tardelli, gli scarpini di Franco Causio, il pallone celebrativo del mondiale firmato da tutti. Queste che vedete qui sono le pipe storiche di Sandro Pertini e Enzo Berzot che sono state usate nel mondiale vinto dall'Italia a Spagna 1982. Qui invece vedete la storia dei mondiali recenti, purtroppo per noi, nel senso che stiamo parlando del 2006 e questo è il completino di Fabio Grosso. Invece questo box che vedete è dedicato al pallone d'oro 2006 Fabio Cannavaro. Questi guanti che vedete qui sono i famosi guanti di Gianluigi Buffon insieme al pallone della finale dei mondiali firmato da tutti i giocatori. Parte un po' toccante perché siamo a vedere le maglie di Davide Astori e di Pier Mario Morosini, entrambi morti durante la loro carriera. Pier Mario Morosini in campo e Davide Astori in una notte, in un prepartita qualunque. Una maglia indossata all'europeo dell'Under 21. La maglia di Francesco Totti a FIFA 98 e poi abbiamo la maglia di Roberto Baggio con l'ultima partita in nazionale e infatti come vedete c'è scritto grazie Roby 28 aprile 2004. Qui siamo nell'area dedicata al calcio femminile. Queste sono tutte maglie indossate dalle nostre giocatrici, da Saragama, la Guagni. Come vedete nel corso degli anni si è evoluto. Questo pallone che vedete qua, che è di
Francia 2019, i mondiali di Francia 2019, io ho avuto la fortuna di vedere una partita dal vivo. Italia-Cina 2-0, ottavi di finale, quindi è un bellissimo ricordo, ma questo ve ne parlerò magari in un prossimo video. Qui invece siamo nella sala dedicata a tutti i palloni storici. Come vedete abbiamo i palloni partendo dai primissimi fino ad arrivare agli ultimi e come vedete c'è stato un gran cambiamento. Siamo entrati nell'area dedicata ai mondiali, quindi abbiamo i nostri mondiali vinti diciamo dal 1934, passiamo al 1938, 1982 ed infine 2006. E qui nell'area del 1982, oltre alle maglie legate all'Italia, abbiamo la maglia del giocatore più forte di sempre, Diego Armando Maradona. Coppa del Mondo 1982, LDS. Per i più giovani si ricorderanno indubbiamente dell'ultimo mondiale vinto del 2006 e qui abbiamo l'Apollo del CT Marcello Lippi, la maglia di Gianluigi Buffon e la maglia del nostro capitano Fabio Cannavaro. E qui siamo alla storia ben recente dell'Italia perché si parla di Euro 2020. Ed ora stiamo per entrare in una sala in cui c'è un solo oggetto, ma ora capirete perché. Venite con me perché stiamo per vedere dal vivo la Coppa del Campionato Europeo vinto dall'Italia ad Euro 2020. Eccola qua. Scendiamo al piano di sotto che abbiamo la sala conferenze. Siamo arrivati alla fine del nostro giro.